Tutti presenti, gli assi del ciclismo europeo. Tutti presenti e tutti preoccupati di sorvegliarsi a vicenda per non fare il gioco dell'avversario. Così Fausto Coppi, al centro del gruppo, passa il tempo a seguire le mosse dei rivali. Koblet tiene d'occhio Coppi e Bobet. E il campione del mondo fa altrettanto nei loro confronti. Invece, i corridori che non sono assi, non dovendo sorvegliare nessuno, sono scappati. E sul Turchino passa per primo il 165, Ferlenghi. Sa bene che non vincerà, ma intanto sarà il primo ad affacciarsi sul mare della Riviera. Qui la corsa entra nella fase decisiva. Come sempre decideranno i tre colli. Ha sferato l'attacco il francese Gauthier, rimasto solo col belga Derrick, dopo aver staccato leggermente Gianneschi, poi raggiunto da Jean Bobet, fratello del campione del mondo. I quattro si ritrovano a Sanremo per disputarsi la vittoria in volata. Il Super Tele permette di farcela gustare tutta. Bobet attacca subito, ma Derrick è pronto a saltargli avanti. E una volta in testa gli è facile resistere al tentativo di rimonta di Gauthier. Gianneschi si classificherà quarto. Dopo 26 secondi, volatone del gruppo. E Magni la spunta sul più veloce Van Stembergen, piazzandosi così al quinto posto. Magra consolazione. Anche a lui Derrick deve la sua vittoria nella Sanremo.